Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag dedicato agli anni 90. Ebbene sì, voglio fare questo video tag perché gli anni 90 mi ricordano la mia adolescenza, mi ricordano la scuola, le mie amicizie, i primi amori, insomma, mi ricordano una serie di cose che ho vissuto in un'età particolare, perché comunque l'adolescenza è un'età particolare, e quando ho visto questo tag ho voluto subito riprodurlo. Non ho trovato però l'ideatrice o l'ideatore del tag. Quindi se voi lo sapete, magari scrivetemelo nei commenti, così aggiungo il link del suo canale in descrizione. Io però non sono riuscita a trovare da chi sia stato ideato. Ma partiamo subito con la prima domanda. Qual era il tuo film preferito? Dunque, c'erano una serie di film preferiti, una serie di film che io guardavo spesso, anche se magari non sono film necessariamente degli anni 90, io li guardavo spesso negli anni 90. Uno di questi è Ritorno al futuro. Penso di averlo visto 100 volte, l'ho visto veramente tantissime volte, lo guardavo molto spesso, mi piaceva tantissimo, in realtà mi piace ancora adesso, però comunque negli anni 90 lo guardavo proprio a ruota, a ripetizione. Un altro film che guardavo molto spesso, soprattutto con mia cugina, era Dirty Dancing, anche quello lo guardavamo insieme molto molto spesso. Guardavo Cocktail con Tom Cruise, un film proprio della mia epoca e anche quello mi piaceva tantissimo, quindi insomma vi cito questi tre, ma potrei andare avanti all'infinito perché era un'epoca in cui comunque io guardavo tanti film. Qual era il tuo gruppo o cantante preferito? Dunque, il mio cantante preferito negli anni 90 era Bon Jovi. Mi piaceva tantissimo all'epoca e continua a piacermi tantissimo anche oggi. Quindi, quello diciamo che è il mio cantante preferito, lo era e lo è ancora adesso. Ma ovviamente ci sono altri cantanti e altri gruppi musicali che ascolto e che mi piacciono, però quello sicuramente è il mio preferito. Poi, quali erano le tue caramelle preferite? Io non ho mai mangiato tante caramelle, non sono mai stata un'appassionata di caramelle, ancora adesso non è che io mangi caramelle. Però negli anni 90 ricordo che ogni tanto mangiavo le caramelle Rossana, che sono delle caramelle che hanno la carta rossa, sono abbastanza lunghe e avevano il ripieno di nocciola. Erano buonissime, mi piacevano veramente tantissimo. Ogni tanto mia mamma le comprava e io mangiavo quelle, però non ero comunque un'appassionata, anche se quelle caramelle continuo a pensare che siano buonissime, però non ne mangiavo comunque così tante. Come ti piaceva vestire? Dunque, io vorrei stendere un velo pietoso sulla moda degli anni 90. Ragazzi, io non lo so come la vediate voi, magari che non avete vissuto gli anni 90 o che magari li avete vissuti durante l'infanzia, come possiate vedere la moda degli anni 90, ma per chi gli anni 90 li ha vissuti, quindi adesso io mi rivolgo a chi era adolescente negli anni 90 o comunque chi era un giovane adulto negli anni 90, ragazzi, ma come cavolo andavamo vestiti in giro? Cioè, era veramente terribile quella moda. A me non piaceva per niente. Comunque, io portavo i jeans chiari a vita alta, terribili, ragazzi, a vita alta. Io adesso nemmeno se mi pagassero mi metterei i jeans a vita alta, perché io porto i jeans rigorosamente a vita bassa. Però a quei tempi li portavo a vita alta perché andavano di moda. Poi andavano di moda queste camicie un po' larghe, a quadri, cioè terribile. Secondo me la moda degli anni 90 era terribile, quindi io mi vestivo così, ma vorrei proprio mettere un pollice in giù per il mio stile, per il mio outfit degli anni 90. Terribile, terribile. Qual era il tuo programma TV preferito? Io guardavo poca televisione, quindi non ho un programma TV preferito, più che altro la televisione la guardavano i miei genitori e io quindi poi guardavo un po' di conseguenza quello che guardavano loro. Mi ricordo che in televisione c'era spesso La Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno, c'era Scommettiamo che con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, mi sembra, quindi guardavano questi programmi, quindi un po' poi li guardavo anch'io. Però come programmi TV io non è che avessi qualche programma particolare che amavo assolutamente.
Qual era il tuo telefilm preferito? Invece con i telefilm me la cavo meglio perché in realtà quelli li guardavo, quindi diciamo che era l'unico spazio televisivo che mi concedevo, che era quello dei telefilm. Ho fatto anche un video sui telefilm degli anni 80-90, ve lo lascio nelle schede. Comunque, per citarne uno solo, quello che io guardavo sempre dall'inizio alla fine, le ho viste tutte, era Beverly Hills, però ce n'erano anche altri. Comunque, se siete curiosi, vi rimando a quel video perché è più specifico e ne parlo proprio più nel dettaglio. Qual era il tuo gioco preferito? Dunque, a me piacevano i giochi in scatola, quindi negli anni 90 io spesso facevo dei giochi in scatola. A me ne piacevano una serie, però quello che preferivo in assoluto era un gioco che si chiama 27, credo che non esista più, comunque a quei tempi esisteva, era una specie di gioco dell'oca basato sulle spese familiari, quindi si partiva dal 27, che era il giorno in cui si riceveva lo stipendio, e poi muovendo i dadi, muovendo la pedina dopo aver lanciato i dadi, si dovevano, diciamo, fare una serie di spese, c'era una serie di attività comunque da svolgere durante appunto questo giro. Diciamo che era una specie di Monopoli, ma un po' diverso, insomma, un pochino più interattivo forse, perché c'erano anche dei giochini da fare in mezzo, insomma, era un po' particolare, ne ho un ricordo vago, ma mi ricordo che volevo sempre fare questo gioco che appunto si chiamava 27. Poi, qual era il tuo libro preferito? Dunque, io non ho un libro preferito da citare perché a quei tempi non mi piaceva leggere, quindi non leggevo nulla. La passione per la lettura mi è venuta dopo, nel tempo, in età adulta, ma fino, diciamo, ai 20 anni, 22, 23, così io non è che leggessi libri, quindi non ce n'era uno preferito. Vi potrei citare il solito libro di favole che vi ho già fatto vedere in tantissimi video, ormai lo sapete a memoria, quindi non ve lo dico neanche più. La tua cotta adolescenziale. Dunque, io non ho avuto una cotta adolescenziale, io mi sono proprio innamorata in adolescenza. Avevo 17 anni e ho conosciuto un ragazzo del quale mi ero innamorata. Prima di lui avevo avuto altre storie, però nessuno di loro comunque mi aveva fatto innamorare. Erano tutte storie un po' così di breve durata. Poi è arrivato lui. E io mi sono innamorata, era molto dolce, molto romantico, mi faceva i regali, mi telefonava spesso, voleva sempre vedersi con me, quindi insomma mi aveva proprio fatto innamorare, poi purtroppo mi ha lasciata, io ci ho anche sofferto tantissimo, però quella è stata diciamo, la mia storia d'amore in adolescenza. Poi subito dopo di lui ho avuto un'altra storia molto breve. E poi dopo questa storia è arrivato quello che è il mio attuale compagno. Voi sapete che mi sono fidanzata con lui a 18 anni e stiamo ancora insieme adesso, quindi diciamo che le mie storie sono tutte storie di adolescente, quelle che ho avuto prima di lui. Però io ricordo questo ragazzo del quale proprio mi ero innamorata, quindi era molto più di una cosa. Poi, ultima domanda, profumo preferito. Dunque, quando io ero adolescente, quindi negli anni 90, usavo un profumo che si chiama Naf Naf. Vi lascio una foto. È un profumo che non va più tanto di moda, però si trova ancora su eBay. Quindi io pensavo che non esistesse più, che non lo facessero più, invece ho scoperto che su eBay si trova ancora. Ha anche un prezzo abbastanza elevato, devo dire. E questo profumo in quegli anni lì mi piaceva tantissimo, lo usavo sempre. Poi non ero più riuscita a trovarlo in vendita, quindi avevo cambiato, lo avevo accantonato, però ricordo che era proprio il mio profumo preferito. Questa era l'ultima domanda. Io taggo tutti quelli che hanno voglia di fare questo tag, quelli che hanno magari qualche ricordo particolare degli anni 90, che vogliono ricordare insieme a noi questo periodo. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.